I can't get no release. Na 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 na. Wow, 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 wow. Eccoci qua di nuovo in cammino. Questo topino purtroppo è stato, questi sono i nostri bastoni, questo topino purtroppo è stato cacciato dal buco in cui si trovava e adesso deve trovare un nuovo buco dove passare la sua esistenza misera. Salutiamo tutti gli altri topini, specialmente quelli spirituali, che combattono a forza di preghiere, Ave Maria, eccetera, eccetera. E niente, vediamo un po' dove cazzo andiamo a fare. Allora, ho sentito un urlo di una belva, ragazzi. Cioè, io ho camminato spesso, ma una roba così non l'avevo mai sentita. Se poco poco, qui siamo in Abruzzo, ragazzi, se poco poco mi incontro Amarena un'altra volta, il fantasma di Amarena che ha resuscitato. Io vado a Roma, dove sono, che è una delle grandi città, questi animalisti, e me ne mangio uno vivo, ok? Dico solo questo. Ok, proseguiamo la nostra ricerca di un buco nuovo. Abbiamo un po' di castagne. Abbiamo un po' di castagne. Bella castagna. Tutta gratis per te. È pieno qua. Sono pure grosse queste. Beh, ragazzi. Ragazzi, sono secoli che questi cazzoni dicono in giacca e cravatta, no? Gesù sta arrivando, Gesù sta arrivando. Quindi pensateci, come mai il rettile in giacca e cravatta gli dice che Gesù sta arrivando? Ragazzi, qui fa caldissimo, anche se è fine ottobre. Appena finito un tracciato veramente complicato, qui vabbè, è semplice. Però la cosa che decide tutto quando cammini è... Niente, praticamente sto vedendo un po' di paesini dove eventualmente rest my bones. E niente, il primo che ho visto era un po' troppo città, diciamo, per i miei gusti, nel senso che un po' troppo... non grosso, perché non si può dire grosso, però... vedevo carabinieri, polizia, ovunque, ma che cazzo è sta roba? Lì dove sto adesso, minchia, li vedi mai. Comunque, mamma mia, distrutto proprio. Praticamente ho fatto, non so, 20 km a piedi. O almeno mi sembra che ho fatto 20 km, per quanto sono stanco. E non so come cazzo tornerò al punto dove si può prendere il treno che mi porterà di nuovo a casa. Poi quando arrivo a casa, siccome il bus non c'è oggi che è domenica, mi toccherà sperare che Dio apra la mente e il cuore a questa pecora di merda e si fermino, mi prendino. E vabbè, discorsi da schiavo come sempre. Il rettile ci ha dato la macchina per essere più veloci, produrre sempre di più. Ma perché dobbiamo produrre sempre di più? Non ci sa. Poche persone lavorano, quindi devono essere più producenti, le altre devono essere
servite dallo Stato, reddito di cittadinanza, eccetera, eccetera. Non lo so. Io ste macchine le odio. Anche se questa qua è molto sexy. Io quando vedo le pecore con le loro macchine tutte nuove, ultimo modello, che ancora devono finire di pagare, mi viene da vomitare letteralmente. Che dico, guarda questi Neanderthal, che noi di nozze non saremmo capaci nemmeno di farci una capanna da soli, figuriamoci una cazzo di macchina. Niente, vedi questi cazzo di Neanderthal con oggetti super tecnologici. Per noi è super tecnologico, ragazzi, sul rettile poteva pensare a una cosa come la macchina, perché ovviamente per essere più efficienti questi cazzo di Neanderthal, cioè noi, ci ha dovuto dare un aiutino. Poi quando vuole quelle macchine le può bloccare, le può tutto, insomma. I Neanderthal in macchina. Vediamo se un Neanderthal in macchina adesso si ferma e mi dà un passaggio. Vediamo. Io spero tanto che la prossima scena sia io che parlo con un Neanderthal in macchina. Eccola. La pecora non la mangiano questa, ragazzi, perché non è dolce abbastanza. Vogliono quella dolce del supermercato, però la dolcezza ha anche il veleno dentro. Ma non lo sanno, poi. Guarda come liscio l'asfalto, ragazzi. Solo il rettile può fare una roba proprio super tecnologica come questa. Ragazzi, io sono sceso dai sentieri adesso. È la cosa più orribile che ci possa essere. Cioè, più distruggente per il corpo, per tutto. Proprio. Però dall'altra parte ti rende anche forte. E invece questa roba qua, minchia, gli schiavi sono dovuti morire per costruire questa roba, ragazzi. Dinamite, cazzi, mazzi. Vediamo che sta arrivando un Neanderthal, ragazzi. Però dalle direzioni sbagliate. Allora, ragazzi, sono passati due macchine con due coppie di Neanderthal e loro però percepiscono che io sono superiore a loro, ovviamente sono un australopiteco, ovviamente, e si spaventano. E poi ci sono loro che stanno mangiando. Beh, alla fine sapete chi si è fermato, ragazzi? Un prete con la macchina nuova. E però forse magari se qualcuno pensa che io ce l'ho con cioè io l'ho sempre detto che io dico quel che dico proprio perché a chi cazzo vuoi parlare, le pecore che non si fermano per dire che proprio ti guardano come se sei un alieno. Lui invece è una persona che crede in Dio, che cazzo mi farà così, mi ucciderà per dire, no? Cioè vede le cose con un altro occhio, no? Il prete, rispetto alla pecora che non crede in niente, crede solo alla TV, quindi vede qualcuno che fa autostop. Cazzo vuole questo? Mi vuole uscire? Chi sei io questo? Poi se scoprisse poi che sono pure albanese, mamma mia! Il rischio che avrebbe corso! Insomma, niente, questo è, cioè secondo me all'uomo serve Dio, comunque è solo che a me l'unica cosa che cerco di dire sempre è questa cosa qua. Cioè se io se potessi scegliere, ragazzi. No, faccio questo esempio sempre. Se tu potessi scegliere a chi lasciare tuo figlio o tua figlia piccola, per dire, e tu dovessi tipo lasciare, detta così, dici, mica che cazzo lascia un prete. Però io sinceramente sarei molto più assicuro con una persona, non lo so, però sicuramente, ragazzi, non lo so, le pecore sono, non lo so, più creepy, non lo so. Cioè, per me è una persona, castagni, per me è una persona che crede comunque un passo oltre. Quindi se dico queste cose qua che
insomma, che questi in giacca e cravatta le dicono: non devi fare niente perché tanto Gesù sta per arrivare e tu non devi fare niente. Come se ci stanno dicendo: spegni il cervello, tanto tutto una cosa che tu non puoi controllare, e a quel punto arretto. Comunque, se lasciamo perdere questi discorsi, il problema adesso, ragazzi, è come cazzo faccio a tornare giù al treno. Perché? Ma io non mi preoccupo mai, ragazzi, perché io credo in Dio. Io so che, cioè, non c'è mai stato... Magari ci può essere una tribolazione, ragazzi, sì, quelli sì. Poi beccare tribolazione, ma per me la tribolazione fisica è zero in confronto alla tribolazione, non so, quando stavo in tipografia a fare la grafica del Conad. Quella è la tribolazione per me, per dire, no? Ma tribolare così perché stai sotto il diluvio? Qual è il problema, scusa? Ti è cascato un fulmine a 5 cm? Qual è il problema, scusa? Zero proprio, non mi dice... sta iniziando a piovere adesso? Guarda, se non ci credi adesso, l'obiettivo ti faccio cascare una goccia di pioggia così. Comunque, questo è, ragazzi... speriamo che Dio ci mandi un altro prete adesso, così ci porta. Poi il problema è che dopo che ho preso il treno mi serve risalire la montagna al buco dove attualmente sto, e diciamo che forse si apre uno spiraglio per, diciamo, risolvere la situazione lì dove sto adesso, però non lo so, è solo così una cosa lontana. Vediamo come si mettono le cose. Qui sono andato in questo paese qua, beh, se voi vedete la punta qui della montagna, bellissima, già potreste dire dove cazzo mi trovo, anche no, diciamo, dovreste essere veramente dei Mario Tozzi, diciamo, no? Che conosce ogni montagna dell'Italia. Ragazzi, venitemi nel cazzo di montagne, ragazzi, d'Abruzzo, che è pieno di castagne, però. Fate una camminata, prendete le castagne, non toccate dal retto. A parte che credo che le castagne, a parte che ovvio le castagne quelle buone devono venire da Apis, ovviamente. Se voi non sapete cos'è Apis, venite nella mia chat Telegram, link in descrizione. E, però dico, le castagne, anche quelle che compri, credo che, se non sbaglio, il retto non è che le può avvelenare, perché non è che puoi avere una coltivazione di castagne modificate geneticamente. Ma che cazzo ne sai, scusa? Queste sono castagne fatte in laboratorio, ma vaffanculo. Ancora pensi che stai a mangiare castagne? Qua tutto, cazzo, eccetto quello che compra il giamaicano, che viene tutto da Apis, direttamente, lui c'ha proprio Amazon, proprio versione Apis, che gli manda la roba solo a lui, quindi lui... ma riceve cose che non sono fatte in laboratorio. Tutti voi stronzi avete roba, mangiate roba in laboratorio, punto. Ecco, guarda quante castagne qua. Ma di che cazzo stiamo parlando? Pieno, per strada. La gente non sa che fanno con tutte queste castagne. E voglio, e quindi... cioè, ragazzi. Niente, praticamente due albanesi si sono fermati e mi hanno dato un passaggio, cosa pensavate? Però che coincidenza. Questi qua erano albanesi macedoni. Io ho cercato, perché gli stavo a fare un po' di domande sulla Macedonia, no? Perché che gente c'è lì, mi ho detto, che mix siete. Che so che ci sono albanesi la maggior parte e altre etnie, diciamo, di pecore, come dice il rettile. E... a un certo punto, quando sono arrivato al punto dove io ho detto ma loro fanno apposta i confini così, ho detto così, noi ci mettono un'altra pecora così litighiamo, e da quel litigio poi ovviamente arriva sempre la scusa per poter governare le pecore, no? Perché noi non siamo capaci di stare insieme, no? E però questi erano super pecore, ragazzi. E però mi hanno fatto un gran favore, perché praticamente mi hanno fatto evitare anche il treno. C'è una macchina davanti che mi sta vedendo che sto parlando alla telecamera, quindi mi sento un po'... oh cazzo, sta piovendo di brutto. Oh, oh. Oh.
basta, caso, ma cosa fai, oh? Vai a arrivare a casa o no, a caso! Allora, in pratica, niente, questi qua hanno fatto, mi hanno dato uno strappo enorme, e quindi, cioè, se questi qua non mi avessero portato fino a qua, ragazzi, che è, diciamo, alla base della montagna dove abito io, attualmente, io sarei arrivato a casa non so quando. Adesso sta piovendo, ma abbiamo l'ombrello, non c'è problema. Qui si vede un po' stradino, non riesco a inquadrare, però. Qui c'è la strada, c'è la pioggia, eccetera, eccetera. Comunque, complimenti a Sottocorona, che ci pia sempre. Dice, al massimo qualche gocciolina qua e là. Sì, sì. Vedo. Allora, a un certo punto questi si fermano a bere un caffè. Avevamo bisogno di the hit. E adesso come cazzo faccio a dire a questi che io non metto piede di solito al bar, quindi però mi hanno dato sto strappo, mi hanno fatto sto grande favore, mi hanno portato fino a qua. Insomma, entro nel bar, gli ho detto che cazzo mi invento, e guarda, come se l'avessi accettato, ma purtroppo siccome sto facendo un digiuno perché sto un po' male, diciamo, e quelli bene o male in qualche modo, insomma, sono riuscito. Poi entriamo in macchina, cominciano a fumare questi, mi danno una sigaretta pure a me, e quando io gli ho detto no, non fumo, questi fanno ma che cazzo, non caghi, non pisci, non scureggi, che cazzo, non bevi caffè, non fumi, ma che cazzo, ma che sei proprio un orecchione proprio, cioè. Ma questo è il prezzo da pagare, ragazzi, ogni volta che tu sei, cioè, devi pagare sempre il prezzo, cioè, quello ti dà lo strappo, ma dipendi da lui che ti ha dato lo strappo a quel punto. Non è che lo puoi mandare a fanculo. A un certo punto questo, c'era quello di destra, che erano cugini questi. Le loro famiglie ce l'avevano in Macedonia però, perché dicevano che mica le possiamo sporcare. Qui ti viene il ragazzino, dice il tuo figlio, ti dice ma che cazzo vuoi papà, ti dice. Ma nel concetto dell'albanese di una volta, come a quanto pare sono gli albanesi macedoni, non esiste, infatti lui ha detto per non inquinarli, diciamo, li tiene là. Lui lavora, questi facevano, tagliavano legna, ragazzi, cioè erano dei boscaioli. Il bello è che a un certo punto mi fa piu. Pilo in albanese significa fregna, ragazzi. Però poi mi sono ricordato, oh cazzo, ma non t'ha detto fregna. Pilo, ci sono certi albanesi che invece di dire pul, che significa bosco, c'è una sola vocale, ragazzi, cambia tutto. Anche mia nonna, per dire che era dell'Albania del Sud, diciamo. Praticamente quando doveva dire bosco diceva fregna, tipo, no? E ma che cazzo? Comunque, questa è la cosa, ragazzi. Io mi sono perso, non so di cosa cazzo stavo parlando. Allora, ragazzi, ho visto una scena raccapricciante in questo momento. Praticamente, nel paese dove abito io, vengono i romani, o comunque quelli con anni finali, no? E portano la loro ignoranza, stupidità da queste parti. Adesso è finito, è domenica, quindi stanno tornando di nuovo a lavorare per Satana giù a Roma. C'era questa coppia, ragazzi, che praticamente lei da dietro, era tipo una moto un po' grossa, diciamo, tutto due col casco, lei da dietro gli urlava a lui, lei, la donna, urlava all'uomo. Sono qui questa cosa, ragazzi, capisci? Capisci, ragazzi, qui bisogna tornare tutti in Macedonia, porca troia. Ragazzi, a un certo punto, finita la curva, ha sbroccato lui, ha cominciato a urlare tutto il bosco, si è sentito, porca troia. Cioè, ma mi fermo qua perché mi verrebbe da dire altro, ma lasciamo stare, veramente, cioè, una roba impressionante. Oh, ragazzi, qual è l'azione? La lezione imparata da questa esperienza, che in pratica io adesso
ritorno dal mio padrone, and I suck his dick, I'll tell him. Bisogna parlare in italiano. E, niente, quando capisci che giri questi altri paesi nuovi dove sei visto come un alieno, ovviamente, perché nessuno ti conosce, a quel punto dici: padrone, tu mi hai aumentato la spesa per stare in questo buco qua, ma io posso fare qualcosa a te, giusto? Io sono il tuo schiavetto. E gli dirò, gli proporrò di suck his dick o take it from behind, I don't know, cose così insomma. Gli dirò, qualunque cosa ti serve, qualche modo, hai bisogno di me, io sono qui per te. Questa è, ragazzi, il rettile vince sempre. Ci stanno cazzi. Ma piuttosto, non passo manco una pecora che mi piace, perché comincia ad essere un po' faticoso. A questo punto io mi mangio la frittella che mi ha fatto mammina, che ce l'ho qua. Io chiamo frittelle le cose là, ciofte. Ah, tu non sai cos'è ciofte? Vabbè, mi dispiace per te. Io sbaglio sempre le frittelle con le polpette, queste sono polpette, ragazzi, che mammina fa, e io questo cammino l'ho fatto con 5 polpette, ragazzi, mi rimangono queste due che adesso mi faccio fuori. Attenzione, si sente una pecora. Vediamo, ti faccio il dito, ragazzi, vediamo se seduto così tipo mignotta mi prende. Ti faccio vedere il piede anche, vediamo un po'. Attenzione. Non è possibile. Avete visto, ragazzi? Avete visto come si sono fermati la pecora? Subito proprio. Poi voglio dire, ti vedi uno seduto qua sul ciglio della strada con le polpette. Ma neanche io mi sarei fermato, cazzo. Ragazzi, sta passando la macchina, ma neanche ci provo ormai, perché ormai non sento più il dolore. E c'ho il... Questo però era un cacciatore, questo si poteva fermare. Di solito si fermano solo cacciatori, pensionati e preti. Ci deve essere qualcosa in tutto ciò. E ginocchio fottuto sinistro. Ho sempre avuto un po' di problemi con il ginocchio sinistro. Da sempre, da quando ho cominciato a fare sti cammini. E non è che c'ha problemi il ginocchio, se quando cammini chilometri ogni giorno, dici basta. E a proposito di ginocchio, mi sono ricordato, mi sono messo a ridere da solo, come un pazzo. E alle superiori c'avevamo il professore di diritto che era un po' pelato, diciamo, lo chiamavamo Ginocchio. Ma questo era pelato tipo Morris, ragazzi, tipo, come si chiama, il preside, quello di GTO, Great Teacher Onitsuka. Bellissimo. Certe volte, ragazzi, mentre c'era lui che stava dando lezione lì, io dicevo, ah, Ginocchio, Ginocchio, tutti a ridere, lui non capiva, ma che cazzo c'avete da ridere? Oh. Ah, abbiamo parlato un po' con un vecchio qua del paese, mi ha detto che era dispiaciuto del fatto che io non lavoravo, e io ho detto, a me mi dispiace per voi che lavorate. Allora, tutti questi vecchi, a me mi piace fermarmi e parlare, perché avrà avuto 70-80 anni, e proprio anche per captare un po' della storia, no? Questo mi diceva, qua prima non c'erano le strade, questo è un paese qui in Abruzzo dove sto, e beh, il rettile, ragazzi, ha fatto le strade, è bastato pochissimo per comprarle, e lui mi fa, quando ero giovane a me non mi andava di zappare la terra, e quindi sono andato a lavorare giù alla città del rettile. E stessa cosa dicevamo anche col prete in macchina, beh, io gli dicevo, minchia, abbiamo fatto un affare a lasciare, diciamo, le terre. Però aspettate che sta parlando, allora, guarda che sta passando, ragazzi, cioè, guarda i macchinoni, diciamo, questi cazzo di Neanderthal, e Neanderthal, cioè, ragazzi, quello è un Mercedes che, cioè, tu in confronto a quella macchina sei un Neanderthal veramente, perché...
Quindi dicevamo, a un certo punto, che succede? Che col prete di Frascati, che aveva una comunità, mi ha detto, che sì, effettivamente non è che abbiamo fatto un grande affare, ma anche perché non è che la pecora che decide, cioè se... ecco, mettiamo mai che se le pecore si fossero pentite della civiltà e di lavorare per il rettile, eccetera, eccetera. Beh, potrebbero tornare indietro, no? Non lo fanno. E quindi per dire che anche prima, per dire qui, lui mi diceva, queste terre qua, non facciamo vedere più di tanto, perché sennò poi Emilio viene e mi fa il culo, mi ammazza, ragazzi. Adesso che se faccio vedere dove mi trovo, ragazzi, lui viene da buon cristiano, mi ammazza. E quindi questo è, cioè, lui diceva che anche prima c'erano i ricconi che avevano proprietà di queste terre, te trattavano come cazzo, allora ti facevano piantare, faticare, ammazzate, proprio, e poi ti davano, che ne so, una piccola percentuale a te. Questo è, ragazzi, noi siamo sempre stati, cioè magari prima c'erano i feudatari, eccetera, eccetera, adesso hanno creato un sistema molto più così difficile da decifrare chi è che ti sta controllando, ma in realtà è sempre stato questi rettili che controllano queste bestiame qua. E adesso, per dire, io devo comunque tra virgolette succhiare il cazzo a questo rettile, e così a pietà, sì, pagherò tutto quello che vuoi, però pagherò in natura, magari gli darò una mano, non so che cazzo fare per tirare fuori questi soldi in più che vuoi. In realtà non è che nemmeno è colpa sua, perché non è che ha strutturato lui il sistema. Il problema è che il rettile, per farti stare nelle casette quadrate sue, vuole soldi, la corrente la devi pagare. Quando abbiamo un legno ovunque qua, ragazzi, che potrebbe fare luce, tanti altri modi, diciamo, no? Il sole, cazzo. Però il sole già comincia ad essere una tecnologia rettilanea, ragazzi. Noi da soli non avremmo mai potuto inventare il pannello solare, per dire. Quindi semplicemente fai la luce col fuoco, qual è il problema? Oppure quando diventa buio, perché devi stare ancora in piedi? A fatte le seghe davanti a YouPorn? Si dorme. Saremo anche più sani a quel punto, no? Per dire. Quindi è proprio un sistema questo, ragazzi, che non puoi sfuggire. E sentire questi vecchi, questi mongoloidi, io li vedo veramente come dei Neanderthal, purtroppo, che ti dicono: mi dispiace, sei un ragazzo giovane, ma io ho cominciato a dire: ma lo sai che se tu cerchi di fare un figlio oggi, gli insegnano a masturbarsi, a cambiare sesso, tutte queste cose qua, e poi te lo vaccinano anche, diciamo, e lui mi fa: ma servo un cazzo, non è vero, così piano piano a dirgli anche, insomma, che forse ti hanno inculato, però insomma non vai lontano, diciamo, con questa gente.